abbiamo migliorato tantissimo nella pazienza, nella capacità di attendere, di aspettare. Sapevamo di incontrare una squadra che ci avrebbe dato del filo da torcere, una squadra ben organizzata, e perciò abbiamo gestito il primo tempo pur creando molte occasioni e fallendole. Nel secondo tempo, appena siamo riusciti a sbloccare il risultato, abbiamo dato continuità al nostro lavoro, alla preparazione di questo periodo, e abbiamo chiuso la partita in maniera egregia. No, non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre perseverato finché non è arrivato il primo gol e poi è stato tutto in discesa. È una bella squadra, molto brava tecnicamente, molto unita, che mi ha anche incoraggiata quando sono entrata in campo. Diciamo che nel primo tempo appunto abbiamo lasciato noi spazio alla squadra avversaria, la quale ha preso iniziativa, non è una squadra che si fa pregare per prendere iniziativa e creare gioco. Poi nel secondo tempo abbiamo preso l'iniziativa noi, abbiamo messo in campo tutte le nostre capacità tecniche e anche la preparazione atletica, che oggi si è rivelata un'arma in più, e perciò abbiamo dato fondo alle nostre energie e abbiamo chiuso con una bella quaterna, mettendo in campo, facendo tutti i cambi e facendo debuttare appunto due ragazze dalla primavera, e che questo è il grande orgoglio di questa società. Noi stiamo tentando di fare il nostro lavoro, fino ad ora sta dando degli ottimi frutti, guardiamo alle domeniche una dopo l'altra in successione con serenità, preparando di settimana in settimana tutte le gare, guardando quello che è il prodotto che abbiamo in casa, cioè le giocatrici che abbiamo a disposizione, cercando di valorizzarle al meglio. Insomma, al momento sta andando molto bene, poi il tempo ci darà le risposte. Dovremo ancora affrontare adesso un periodo, domenica prossima siamo fermi in Coppa, darà un breve periodo di riposo, poi ci saranno 50 giorni tiratissimi fino alla limite con il Natale, dove lì si deciderà tutto quanto, perciò noi ci faremo sicuramente trovare pronti. Quello che ho visto è una squadra che ha cercato di giocare, ha tenuto botta fino al 50esimo, 60esimo, e poi naturalmente anche colpa di alcuni errori individuali ha un po' mollato, e quindi i 4 gol sono forse un po' sproporzionati rispetto a com'è andata in generale la partita, però comunque giusti visti gli errori individuali. E abbiamo giocato contro una squadra sicuramente molto strutturata e anche più pronta ad affrontare 90 minuti ad alta intensità. Noi sicuramente lavoreremo su questo. Allora, abbiamo qualche asso nella manica di ragazze che stiamo aspettando, però diciamo che la rosa per noi era quasi al completo con le ragazze di oggi, ma diciamo che noi ci troviamo in questo campionato perché non hanno fatto quello della promozione, e quindi per noi anche oggi è stata una gran conquista e una soddisfazione per poter esprimere il nostro gioco e quella che è un po' la filosofia del Cadore, ovvero di vivere tutte le partite con estrema serenità e con gran coraggio.